Massimiliano Fedriga, il governo sembra sordo alle richieste della Lega Nord sul tema degli esodati. È assolutamente sordo, ma non nelle nostre richieste, verso le richieste di centinaia di migliaia di persone che sono rimaste totalmente scoperte. Noi abbiamo chiesto al governo e alla maggioranza di dare maggiore spazio, abbiamo individuato le coperture, ma il governo quelle coperture non le vuole nemmeno guardare, preferisce invece scippare i soldi di chi vive la cassa integrazione o la mobilità. Insomma, il governo alimenta una lotta fra poveri andando a prendere quei soldi per il prossimo anno, e già quest'anno il ministro Poletti ha detto che manca più di 1 miliardo per coprire la cassa integrazione in deroga. Quindi una situazione politica assolutamente schizofrenica che nella sostanza garantisce semplicemente a una maggioranza di dire che stanno facendo qualcosa, ma nella sostanza non dà le risposte dovute al Paese. Tra le altre cose, la Lega chiede che si possano toccare le pensioni d'oro. Noi più volte abbiamo presentato questa proposta di legge, sia in, appunto come proposta, sia come mozione per impegnare il governo, ma in tutti i casi la maggioranza si è schierata contro, non capiamo perché, ma evidentemente preferiscono tutelare i grandi boiardi di Stato con le pensioni da decine di migliaia di euro al mese piuttosto che andare a salvaguardare gli esodati.